finalmente l'ora di rispolverare uno dei migliori giochi di ruolo giapponese di tutti i tempi, a circa 3 anni dal debutto. Parliamo di Persona 5 Royal e andiamo a scoprire se mantiene gli altissimi standard imposti dalla release originale. L'intreccio alla base di Persona 5 Royal è il medesimo visto nel gioco originale e, nemmeno troppo sorprendentemente, conserva tutto lo charme ed il fascino che aveva già mostrato al tempo del debutto. Il giocatore veste ancora i panni di Joker, adolescente introverso e apparentemente problematico che, in realtà, è incline a fare sempre la cosa giusta, a prescindere dalle conseguenze. Per questo motivo è costretto a scontare un anno di rieducazione, ospite di un amico di famiglia che si è offerto di dare al nostro un tetto. I primi giorni a Tokyo sono traumatici per un ragazzo di provincia, si sa, ma pian piano l'occhialuto protagonista si ambienta, prende confidenza con la città ed i suoi mille svaghi e, soprattutto, scopre di non essere l'unico ad avere degli insospettabili poteri. Da qui si snoda una storyline matura, moderna, che non ha paura di trattare temi attuali e per nulla abituali in ambito videoludico, dal bullismo alle molestie sessuali, raccontata con la consueta maestria a cui le opere di Katsura Ashino ci hanno abituato. L'opera, uno zibaldone di citazioni pop, musiche orecchiabili e scambi di battute estremamente ben scritti, si appoggia poi su un'interfaccia snella e stilosa, una delle migliori che abbiamo mai visto, che rende semplici e veloci tutte le azioni possibili, dalla risposta ad un messaggio in chat fino all'equipaggiamento. Oltre a migliaia di dialoghi mai noiosi, a sottotrame talmente ben scritte che meriterebbero spin-off dedicati e a personaggi che rimarranno a lungo nella memoria e nel cuore del giocatore anche finita l'avventura, Persona 5 Royal aggiunge un semestre ed una protagonista inediti, esclusivi in questa versione, il cui merito principale è di inserirsi perfettamente nella narrazione e nello stile complessivo del titolo senza risultare aggiunte posticce come spesso accade con i contenuti post-lancio. Kazumi Yokizawa, la ginnasta che frequenta il primo anno della Shujin Academy e che si unisce ai Phantom Thieves in questa nuova versione, si incastra perfettamente con le personalità già presenti e porta in dote un palazzo del tutto inedito e una sua storyline personale che, oltre ad aggiungere ore di gioco al già spropositato monte longevità, arricchiscono notevolmente il background narrativo della produzione. Come se non bastasse, il semestre aggiuntivo garantisce un considerevole aumento delle attività extrascolastiche da portare a termine, con la possibilità di intessere nuovi rapporti interpersonali e, soprattutto, di portare quelli già presenti nel gioco base in una direzione del tutto nuova, esplorando nuove possibilità ed assistendo a dialoghi e scene inedite. Paradossalmente, nonostante siano i nuovi fan quelli a cui Persona 5 Royal sembra volersi indirizzare, saranno proprio coloro i quali hanno amato la follia al titolo base a provare una fantastica sensazione di essere tornati a casa dopo qualche anno, ritrovando amici e luoghi amati proprio come farebbe uno studente fuori sede a ritorno nel paese natio. Atlus già in passato è riuscita a migliorare prodotti già di eccellente fattura, pubblicando versioni estese con contenuti inediti, aggiustamenti e ribilanciamenti al gameplay. Non c'è quindi da stupirsi se, nonostante la bontà del lavoro svolto 3 anni or sono, Persona 5 Royal rappresenti la versione definitiva del capolavoro della software house nipponica. Le migliorie non mancano con il team di sviluppo che non si è adagiato sugli allori. Ad esempio, fin dal primo palazzo, Persona 5 Royal sfoggia boss fight rivedute e ancora più godibili che in passato, con un nuovo bilanciamento delle debolezze e nuove mosse a disposizione dei boss capaci di cambiare le carte in tavola anche per quanti avessero ancora fresca nella memoria la prima run. C'è da stare sempre in campana e anche la difficoltà si è leggermente innalzata visto l'aumento di numero di fasi di alcuni scontri. Anche i palazzi hanno goduto di un'attenzione particolare, l'aggiunta di nuove aree esplorabili amplia il tempo richiesto per il completamento e l'introduzione del rampino dopo qualche ora di gioco porta un grandissimo elemento di verticalità assente nell'originale. Le aree collegate ai dungeon tramite il rampino nascondono 3 semi della volontà per dungeon, oggetti che consentono di recuperare SP, ovvero punti magici, che finivano un po' troppo rapidamente nel gioco base e potevano essere recuperati solamente tramite l'utilizzo di particolari oggetti abbastanza costosi.
Detto di Kasumi e del nuovo semestre, segnaliamo anche l'introduzione di una nuova zona esplorabile che va ad aggiungersi alle precedenti fermate della metropolitana da un certo punto in poi. Parliamo di Kichijoji, che supera in grandezza tutte quelle inserite nel gioco base. Qui il giocatore può esplorare le strade dello shopping con nuovi negozi e nuove merci acquistabili, nuovi social hub come un locale jazz, la possibilità di cimentarsi con biliardo e freccette e perfino quella di meditare in un tempio buddista. Ovviamente ognuna di queste attività va ad influire direttamente sulle performance in combattimento di personaggi, aumentando le singole statistiche base di qualche punto, garantendo oggetti aggiuntivi o incrementando i danni inflitti negli attacchi di gruppo. C'è anche il Covo dei Ladri, una zona in cui giocare a carte e freccette, ascoltare la musica della maestosa colonna sonora del gioco o sbloccare colorazioni e personalizzazioni estetiche. Eppure, nonostante la bontà e l'abbondanza delle aggiunte fin qui descritte, il motivo principale per cui dovreste giocare Persona 5 Royal non è insito in nessuna di esse. Piuttosto riguarda la qualità intrinseca di ognuna delle parti che compongono il tutto, dalla scrittura alla direzione artistica, dal sistema di combattimento alla colonna sonora, passando per l'interfaccia e la longevità complessiva. Non ci sono punti deboli nella produzione Atlus e nemmeno ragioni valide per non dare ad essa almeno una possibilità. Non c'è motivo di privarvi di uno dei giochi migliori mai usciti dal Giappone. Come tutto il resto del pacchetto, anche l'aspetto tecnico di Persona 5 non abbisognava di alcuna miglioria. Ciononostante, il team di sviluppo non si è seduto sugli allori nemmeno in questo settore, sebbene sia quello che, rispetto alle aggiunte alla storia e al gameplay, sia quello che ha visto meno interventi. Quelli più evidenti e più sexy sono sicuramente rappresentati dai nuovi filmati di intermezzo, che punteggiano l'avanzamento durante la quest principale e sviluppati dal medesimo studio che si era occupato di quelli originali e quindi perfettamente amalgamati con i già presenti. A questi vanno aggiunti quelli relativi ai due finali inediti introdotti, che portano il totale a ben 7, e, soprattutto, alle animazioni relative agli showtime. Insomma, stile che si aggiunge ad altro stile, come se non ce ne fosse già abbastanza nel titolo osannato nel 2017. La vera e propria star, per i meno agili con l'inglese, è la presenza della sottotitolazione italiana. Un evento più unico che raro per quanto concerne le produzioni Atlus più recenti, che può aprire le porte del gioco a nuove fette di pubblico. Siamo felici di riportare che il lavoro di traduzione è stato di ottimo livello, con qualche licenza qua e là, ma con un grande rispetto del materiale di partenza e l'utilizzo di termini e frasi perfettamente in linea con l'età dei protagonisti e con il contesto narrativo tutto. Menzione anche per la fenomenale colonna sonora di Shoji Meguro, che non dimenticherete presto, e chiosa finale dedicata alla longevità, ancora più pachidermica che in passato. Dopo le 107 ore passate con il titolo base, è lecito pensare con le aggiunte di Royal che qui se ne possono spendere anche di più, a patto di non trascurare gli innumerevoli contenuti secondari. Insomma, siamo nell'alveo dell'eccellenza sotto tutti i punti di vista, sebbene ad un occhio più attento non sfuggirà la rozzezza di qualche texture di superficie e della modellazione poligonale dei nemici e dei personaggi di contorno, più vicina agli standard della scorsa generazione di console che a quelli attuali. Ma sono davvero quisquiglie, se non dal punto di vista meramente tecnico, Persona 5 Royal è uno dei migliori giochi, se non il migliore in assoluto a livello artistico, dell'intero catalogo PlayStation 4. In sintesi, non avete più scuse. Persona 5 Royal è un JRPG che non si può perdere per nessun motivo.